mi piaceva invece fare un gesto, come dire, che ho preso appunto, perché le cose sono tante, sono 40 anni di lavoro, tra cinema, teatro, opera e così via. Allora sto montando come una specie di film flusso che si proietta su quattro schermi contemporaneamente, quindi è come un labirinto in cui entrare, ci sono frammenti diversi, tutti sullo stesso piano, cioè vecchi Super 8, materiali, documenti vecchissimi, montati insieme a scene di film e così via, quindi insomma un po' un viaggio anche per me, e quindi sto vedendo, quindi ne vedo dei pezzi ogni tanto, così, quindi adesso ero, poi oggi c'è il film di Edson sui vulcani, quindi diciamo, mi sembrava un bel rapporto. La vostra ultima scena. La vostra madre quando aprirà? Apre il primo giugno. Primo giugno, quindi ci siamo. Da quello che ho capito è una sorta di flusso di coscienza creativa, chiamiamolo così. Non so bene cosa sarà, però certamente sono molte ore, appunto, naturalmente si entra e si sceglie come si vuole, anche perché per me una delle cose fondamentali, perciò la mostra vuole mettere proprio al centro questa cosa, è il fatto che quello che chiedo, insomma cerco sempre di chiedere con i miei lavori, è una posizione attiva dello spettatore, sempre. E questo negli spettacoli in teatro spesso è molto chiaro, perché abbatto la quarta parete, coinvolgo anche spazialmente. Tra l'altro qui l'ultima volta che sono stato era Don Giovanni, qualche anno fa era Don Giovanni, l'orchestra era in sciopero, mi ha fatto uno dei Don Giovanni più incredibili della storia del teatro lirico, che era una produzione così bellissima e tutto suonato al pianoforte, con i cantanti che cantavano, è stata un'esperienza incredibile. Esiste una documentazione? Credo di sì, credo di sì. Ah, cercherò. Pianoforte non è male. Sì, sì. Ecco, quindi non mi ricordo più com'era, ma insomma su questa posizione dello spettatore attivo, no? Se qualcuno di voi ha visto Noi credevamo, che è il film che ho fatto su, prima di, che è lì, diciamo, il primo pezzo di una trilogia che comprende Noi credevamo, Il giovane favoloso, il film che sto finendo e che uscirà in ottobre. Ecco, se qualcuno Noi credevamo era, c'era una ricostruzione molto accurata dal punto di vista filologico dell'iconografia ottocentesca, però a un certo punto c'era un'immagine con dei pali, con una scheletro di cemento armato, come che così, trafiggeva insomma, la tela ottocentesca. E chiaramente quello appunto, lo dico insomma, è un esempio chiaro su che cosa significa chiedere allo spettatore di avere una posizione attiva, critica, cioè il film non è qualcosa che si chiude in sé, che si consegna diciamo come un oggetto, ma è qualcosa che chiede una partecipazione anche a questo film, cioè un film che si fa insieme insomma al pubblico. Senti, a proposito di quella sorta di infrazione scenografica di Noi credevamo, alcuni o molti, se non me lo ricordo, pensavano che fosse un errore addirittura. Sì, certo, ogni volta che arrivava questa immagine c'era un mormorio in sala, dice, ma come? Anche perché poi arrivava alla fine del film, un film lungo, più lungo di questo, quindi di un viaggio che era cominciato nel 1828 e che arrivava appunto al 1860, quindi diciamo, ed era stranissimo vederlo, quindi sì, appunto, e però proprio questo spiazzamento, perché l'immagine invece aveva un significato molto preciso per il tipo di scena, cioè perché erano appunto i protagonisti, Luigi Locascio, quello di Urbino, che arrivavano, insomma, stavano per andare a combattere con Garibaldi, laddove poi invece l'esercito sarebbe stato fermato dall'esercito italiano, non borbonico, che sparò a Garibaldi. Ecco, quindi, come dire, quell'idea di quella bellezza della spinta, l'idea di un'Italia per la quale si andava a dare la vita, no? Per la quale si affrontavano, e diciamo immaginare quello che poi sarebbe stato, no? Compiutezza, anche la violenza in particolare sul nostro sud, quindi chiaramente quello scheletro di cemento armato, ne conosciamo parecchi, credo anche un po' in Puglia,
sulla costa nostra, conosco parecchi, le immagini anche qui, non scherzeggio, no? Cioè questa violenza, no? che è una violenza, diciamo, che è un simbolo molto forte, insomma, di quello che è, dell'incompiutezza e della, ecco, allora, ecco, che cos'è quell'immagine? E quello, allora, ovviamente, lo spettatore, certo, dice, ma che cos'è un errore? Cos'è? Ecco, cos'è? Che cos'è? Cioè, porsi delle domande, questo penso che è fondamentale.